Perché bere fa venire lo squalhouse? Ieri sera ho fatto un seratone e adesso vi spiego cos'è successo al mio intestino. Guarda il video e condividilo perché è quello che succede anche al tuo quando bevi. Bere irrita l'epitelio intestinale. Anche 2 bicchieri di birra sono sufficienti. Quando però si cominciano a fare le bevutone, beh, lì aumenta la gradazione alcolica, il contenuto di zuccheri e questo crea una combo perfetta per la diarrea osmotica, lo squalhouse osmotico. Ma vi chiederete, ma che cos'è? Quando si irrita l'epitelio intestinale a causa dell'alcol, la pompa sodio-potassio smette di funzionare, il che significa che nel lume intestinale si accumula il sodio. E se aumenta la concentrazione di sodio all'interno del lume, l'acqua che cosa fa? L'acqua per osmosi migra dove è meno presente e quindi va a diluire questo sodio. Si accumula quindi anche acqua nel vostro lume intestinale. E se il vostro intestino si riempie di acqua, il risultato è... Lo stomaco mi fa male come quella volta che avevo la diarrea esplosiva. Ma qualcuno di voi potrebbe chiedersi perché questa cosa non è istantanea, perché dopo aver bevuto non ho questi sintomi dopo 20 minuti, dopo un'ora. Questo perché molti studi hanno dimostrato che l'etanolo altera la motilità intestinale, quindi insomma il vostro intestino diventa magari un po' più pigro e rimane tutto fermo finché il giorno dopo non siete sul pullman, ormai il vostro hangover sta cominciando a passare, state andando al lavoro e zac, strizzone, e il vostro intestino vuole liberarsi di tutta l'acqua e sodio che ha accumulato nel lume. Bevete con morigerazione.